sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. E anche oggi siamo a parlare di una discarica, questa volta Stoppe d'Arca, come al solito scoperta dalla nostra Mary Cornacchini. Una situazione, quella dell'abbandono dei rifiuti ingombranti, che è diventata, a dir poco, insostenibile. Sì, in effetti, cioè, i miei giri continuano giornalmente, cioè è difficile che io la mattina non esca e non dia una controllatina nel territorio. Con molto stupore qualche giorno fa ho scoperto questa discarica di materiali provenienti da lavori edili, perché qui c'è cartongesso, pezzi di mattone, calcinacci, intonaci, c'è un po' di tutto. Cioè, quello che lascia interdetto è il fatto che sono materiali sicuramente provenienti da dei lavori fatti o in abitazioni o in negozi, non si sa di preciso, che non vengono praticamente smaltiti con i canali ufficiali, perché chi fa questi lavori, al momento che poi porta via i materiali che devono essere smaltiti, invece che utilizzare i canali ufficiali, che fanno? Lasciano e abbandonano i sacchi dove capita, perché in questo modo qui non pagano lo smaltimento. Cioè, è una cosa veramente che indigna, perché a un certo momento qui non si parla solo di rifiuti, che è brutto vederli così, sono materiali che possono anche inquinare. E questi sono materiali che tra l'altro sono particolarmente pericolosi per l'ambiente. Cioè, materiali che ora ad esempio sta piovendo, il cartongesso si sta sfaldando, cioè non si riesce a capire come mai queste persone continuano imperterrite. La cosa che mi sento di fare è un appello, anche se sarà un appello che non verrà neanche considerato, l'appello di utilizzare canali ufficiali. C'è materiali da smaltire, ci sono i centri raccolta, c'è il numero verde di AISA che si può chiamare, vengono direttamente a prenderli a casa. Però qui quello che c'è da capire è un'altra cosa. Probabilmente il fatto che questi materiali vengono abbandonati così sono sicuramente provenienti da lavori che vengono fatti al nero, perché questa gente non ha il modo di poterli poi smaltire. La cosa che mi ha lasciato interdetta qualche giorno fa, quando ho postato le foto su Facebook, perché le posto, qualcuno mi ha risposto, ditte anche che lavorano ufficialmente, dice: ma noi le persone che andiamo dove andiamo a fare dei lavori ci dicono vogliamo risparmiare, non vogliamo pagare lo smaltimento, dice, quindi siamo costretti ad abbandonarli. Cioè, ma ci rendiamo conto? La gente vuol pagare meno e siamo costretti ad abbandonarli. La cosa grottesca è che qualcuno prova anche a giustificarsi. Cioè, è una cosa che veramente fa riflettere. Cioè, prima cosa, non dovrebbero nemmeno essere scritte, e poi, cioè, io che ci sia tanta difficoltà nello smaltimento, cioè, certo, un'immagine così lascia veramente interdetti, perché ci si raccomanda non abbandonate rifiuti, usate i canali ufficiali, la gente non lo fa, dimentica i consigli che vengono dati, e quello che poi faranno è scaricano la colpa sull'amministrazione comunale che non funziona. Io in un anno e mezzo ho un elenco di interventi richiesti ed evasi, di rimozione rifiuti, che veramente ci vorrebbe un libro per scriverli tutti. Manca clamorosamente il senso civico. Cioè, manca senso civico, manca responsabilità, manca un po' di tutto. E poi queste persone sono quelle che si vanno a lamentare magari perché aumenta la bolletta dei rifiuti. Perché? Perché se non lo sanno bene, una rimozione di rifiuti come questa va a ricadere sui costi che sono dei cittadini. Cioè, una rimozione di questi rifiuti ha dei costi superiori, perché sono aggiuntivi a quello che è il servizio che Sei Toscana normalmente fa. Quindi interventi, viene richiesto un ulteriore pagamento, questi pagamenti vengono rispalmati sulle bollette dei cittadini e poi ci si lamenta se aumentano dell'1, del 2, del 3%. Restate con noi, a tra poco per la seconda parte di Sportello Reclami.
Una discarica a Stoppedarca che è stata scoperta da Mary Cornacchini. Su questo argomento, quello dell'abbandono dei rifiuti ingombranti, sentiamo il nostro opinionista Carlo Brandini Dini. Sì, effettivamente è uno spettacolo indecente in una strada bellissima, una strada di campagna dove sicuramente la gente viene a camminare e tutto. Qui qualche imbecille, perché imbecille col sottotitolo furbino, si è preso l'arbitrio di buttare, di fare un troiaio di questa natura lungo questa strada. Ma va tutto bene, in Italia va tutto bene, anche perché alla fin fine quando li trovano non è che hanno la pena che non glielo fa rifare più, è tutto un modus vivendi che è questo qui. Questo è una cosa vergognosa, ma di questi io credo che nel nostro comune ce ne sia tanti, qui ce ne noi. Cioè, a te ti hanno segnalato questo e hanno fatto bene, perché, ripeto, questa è una cosa vergognosa per chi passa, per chi ce la butta e tutto questo. Il problema è che se ce lo trovano, l'avessero trovato, quale sarebbe stata la pena? Perché non credo, sarebbe tutto risolto, portatela via, lasciate fare, insomma. E quindi non si capisce neanche la gravità del gesto fatto. Da mettere in evidenza il fatto che qui siamo ai piedi di uno dei siti archeologici più importanti di Arezzo. E quindi questo è anche proprio la tristezza, che non si riesce a tenere bene niente, quindi riconosco che è difficile, perché non è che uno può mettere un vigile urbano nella zona di San Condeno, però riesca a capire anche se una volta ogni tanto lo trovano, questo qui deve passarla brutta, insomma, brutta, e ho dei dubbi in tal senso. Tutto questo, cari amici, ci dà la misura di quanto senso civico ci sia in Italia. Io l'unica cosa che mi potrebbe consolare è che non sia un italiano o degli italiani che fanno questa cosa. Potrebbe consolare che almeno da parte nostra un po' di civiltà c'è. Però resta il fatto che l'episodio è qui, palese e latente, brutto da far paura, schifoso, e va bene così. Che poi non so il seguito, cosa succederà. Questi resteranno tutta la vita, se squaglieranno da sé, non lo so, ecco, cosa succederà. Finisce qui il nostro appuntamento odierno con Sportello Reclami. Grazie per essere stati in nostra compagnia e mi raccomando, sotto con le segnalazioni. Ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.